Oh, meno male. Ah, ecco, vedi, ora Eris mi risistema tutta la cosa e quindi posso passare. Anche se nella descrizione c'era scritto ore prima, quindi il flusso del tempo in realtà è sballato. È lì. Esatto. Mica Cloud incazzato come un mostro. Per il sì e no, non so se l'avevo analizzato, però ok. Guarda Cloud incazzato come un mostro. Ah, minchia, c'è una panchina. Ho visto che c'era una panchina. Boss fight imminente. E qui ci saranno Reno e Rude, dai. Ovviamente prima eliminiamo Reno. Che si può parriare easy, che è facile da buttare giù. E poi Rude, che è quello che rompe il cazzo. Che alla fine impazzisce e inizia a fare solo attacchi non parabili. Beh, perché è pelato, è la forza di chi è pelato questo. One Punch Man insegna. No, non mi trasformare in rana che mi incazzo come un mostro, mi incazzo. Allora lì ci sono dei soldi. Anzi, in realtà sono truppe di fanteria quelle. Ora volano tutti. Scontato. Mi sa che c'è veramente la scena dove Cloud picchia Eris. Che poi vabbè, penso non faranno vedere tipo Cloud veramente che tipo picchia, che la picchia in modo selvaggio. Però magari che tipo farà finta di colpirla o qualche minchiata simile. E qui come devo fare? Da qui non devo buttarlo qua così. Ah, ah, lol, che ora si incastra lì giustamente. Proprio incastrato preciso. ここは危険だ。先行部隊と交流するぞ。
Entra in tensione se colpito con abilità potenti. Minchia, proprio easy. Ma cosa c'è, scusami? Aspetta, qua posso fare così. Na, 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 na. Quanto è bella sta host. Anche questa la buttiamo e si incastra. Oppela. Ah, non basta ancora. Ah, quindi dovevo farlo per forza. Cioè io ero andato qua pensando di dover, pensando di poter recuperare qualche oggetto speciale, invece è proprio obbligatorio. Oh no. Sì. E come lo buttiamo giù? Devo spaccare qui qualcosa. Ah, ecco, no, sto caricando. A differenza di ieri, se io faccio il lavoro manuale. L'Iron Giant. Spada di Thanos. Ah, Natos. Che è la ragione. Mettiamo un botto di vita. Mettiamo come l'ho schivato. Così facciamo l'attacco combinato. Ah. Ecco Giuda.
Perfetto. Bene. Una vita di... Non si pulla. Vai, vai, Cloud, divertiti. Uno, due. Ho la spada. Ho la spada inficcata in testa. Quindi ora in teoria questa la posso buttare di qua. Comunque le abilità sinergiche sono troppo belle da usare. Una volta che capisci il meccanismo delle abilità sinergiche, ti diverti un sacco. Oh cazzo. Ops. Dobbiamo esagerare. Questi sono, penso, i mostri più scarsi di tutto il gioco. Oh, c'è un'arma. Vabbè, questa è per Barrett sicuro. Urlatore. Sono un tacchino. Col gigante lo potevo fare. Non ci ho pensato proprio. Allora, con Barrett devo colpire due nemici col pugno là per terra. Invece Tifa è un nemico stremato. Ok, dai, non è difficile. It's not difficult. Sta parte purtroppo è molto lunga. Mi sarebbe convenuto staccare prima, in modo tale che avrei potuto fare, diciamo, tutte le cose secondarie. E poi domani avremmo continuato tutta la parte del tempio. Però da un lato sono anche contento se riusciamo a farla ora, la parte del tempio. Così domani poi magari facciamo una parte un po' più succulenta. Ok, brecchiamo sti stronzi. Vai, ti fa. Bonus maestria, perfetto, visto che bello. Ok. E Tifa ha quasi appreso la sua tecnica. E poi ci concentriamo su Barrett. Anche perché quella di Barrett è più difficile. Ah, certo, ho buttato giù il gigante perché ero OP. L'animazione e non ci ho fatto caso effettivamente che l'animazione ci sono Cloud e l'Iron Giant su Ever Crisis, e quindi giustamente lo butti giù e quindi ti fa poi che per me è andata bene anche 3-5 stelle, ottima pullata. Ecco, ora qui con Barrett posso farlo l'attacco che colpisco due persone alla volta, perché ci sono Rud e Reno che se si mettono vicini... Ah, stanno combattendo. Vuoi vedere che combattono insieme a Rud e Reno e poi combattiamo?
perché non scende? Ah, ok. No, ok, meno male. A posto. A presto. Ah no. Ah, mi hanno ritrasformato loro? È figata però che combattiamo con i torsi. Ah, ha preso pure pugno diretto. Noob che ha salvato Tifa. Canon. No, questo non è canon. Questo sì. Minchia, mora Reno io col fulmine. Resistenza elevata al tuono. Porca troia. È un problema per me questo. Perché io ho l'arma infusa col tuono. Tu sei facile da leggere. Tanto. La mina che stunna. Cala. La hosta di Reno. Na 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 na. Ah, minchia, questo è l'attacco dall'alto. この隙に届く攻めるぞ。
Fuori uno. Ah, tu sei debole al vento, vero? Gode. What? Devo sbloccare un paio di limiti per Barret. Ma cazzo l'ho preso? Si è girato alla fine. Nice catch. Minna! Oh, ci siamo riuniti. Aeta! Yakuza gobuji de. Honto taihen datta nda kara. Perché ore prima? Che vuol dire ore prima? Scusate. Ah no, stiamo ripercorrendo... Ah certo. Perché stiamo ripercorrendo... Ok, ora ho capito il senso. Perché stiamo ripercorrendo giustamente i passi per poi rincontrarmi con Cloud. Vabbè, giustamente non è spiegato benissimo però. Ovviamente ci si può arrivare anche da soli. Oh no. Oh no. C'è qua l'unica che può giocare effettivamente Yuffie. Aia. Ah,
Madonna mia. Vai, prega. Ah, non mi serve più la cosa per pregare? Ah, meglio. Ah no, ma in realtà c'era la cosa. Oh oh. Madonna mia. Oh no, c'è una panchina, però ho paura. Ho paura di una panchina, vuol dire che c'è una boss fight. Anche oggi praticamente maratona mi è finita. Senza manco voler. Meno male che sub. Ma qui devo ora devo raccimolare tutta la forza vitale qua. Perché sennò il portale non lo posso aprire. 100% brumotti. Senza combattimenti? Vabbè, certo, è perché ora tanto c'è la boss fight. Madonna, ma è una boss rush praticamente sta... Cioè, è veramente una boss rush. È piena zeppa di boss una dopo l'altra. Anche nel remake, se non mi ricordo male, effettivamente c'è la parte dove ci sono tutti i combattimenti più pesanti. Sì, sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce n'è uno rosso? Oddio, un ocio, cos'è? Eh sì, un ocio. Sono quelli di Final Fantasy 9, quelli. Minchia, non mi stanno venendo di no. Ah, ce ne sono due tra l'altro. Ah, qui sì, qui li chiamano centocchi. Ah, vedi, vulnerabile al fuoco. Peccato che non gli ho fatto analisi, perché sono un pirla che me lo sono scordato. Allora, intanto ricarichiamo. Se avete nostalgia di Super Mario 64. Yahoo!
Qua c'è arma di Red. Yes. No, l'ha addormentato, non ci credo. Minchia, vuole due barre ATB per esuberanza lunare. Olè. Ok, non è andata così male, dai. Per non essere buildati. Avere rune tutte a casa. Cioè rune, ma materia. Ok, ora in teoria dovremmo essere pronti per... Ah, intanto panchinella che fa sempre comodo. E ora qua di nuovo. Ah, sto colpo subito. Ah, cioè, beh, certo, perché a metà in realtà l'avevo già fatto. Ah, ecco, vedi? Li raggiungiamo. Basta trovare la strada. Capitano ovvio. Alla riscossa. Ora prego Gidio. Ora da qua non ci posso andare. Eris, si può sapere che minchia di strada è aperto? Da qua sotto ci devo andare. Ok. Sì, vabbè ragazzi, è anche l'ora, lasciate perdere. Oh no, ci sono Ellen e Zeng? Effettivamente Zeng non l'abbiamo mai affrontato. Non è che c'è qualche forziere qui? No. Ellen è innamorata di Zeng, quindi... Mentre invece Zeng in un modo o nell'altro è legato ad Eris. そこなくちゃ。入り口の旗、ミナカタ。約束の地は神羅が管理するから。たとえ古代種でも従ってもらわなくちゃ。他の連中はどこだ？ はぐれた？迷子？頭数ならこっちが多い。あら、ご存知ない？主任と私が最強コンビだってこと。古代種は殺すな。努力します。 Ah, affrontiamo Zeng? Cioè guarda, quello mi viene addosso. Non mi lascia, fermo un attimo, guarda. Non posso fare niente.
Rottura di palle, mi devo buildare i personaggi ora per forza, che sennò non posso giocare, non ho materia, non ho un cazzo. Viene da ridere perché non lo so come hanno studiato sto combattimento, sinceramente. Vabbè. Niente, non posso fare un cazzo. Cioè, mi stunnano sempre. Sono perennemente stunnato. Quella che lancia bombe, che sembriamo a Napoli. No, mi dissocio, piano. Elena è napoletana comunque. E poi le si mette napoletana. No, ma lei è debole al fuoco. Ti prego non morire, Yuffie. Del dragone nascente. Hanno zante in su che anche loro.
Dai, dai, che non la buttiamo giù, easy. Bello Zang. Ah, durante dimensione rivalsa. Meno male che Yuffie come moveset è veloce e quindi abbastanza forte. Oddio, uno scafazzato. Vedi, è completamente diverso Cloud, perché sta a contatto con il live stream, con il mago in generale, quindi cambia.
生きてこそのタークスだ。